Ormai molti di noi conoscono il nostro assistente vocale perché gli possiamo chiedere le cose più disparate, accendere e spegnere le luci e fare tanto altro. Però tutte queste funzioni, sì, sono belle, sono interessanti, ma ad Amazon portano dei contributi? No, purtroppo no. Insider, che è una rivista specializzata del settore, ha parlato del comparto che comprende Amazon, il nostro assistente vocale, e Prime Video, e solo nei primi 3 mesi dell'anno ha perso 3 miliardi di dollari e si pensa che entro fine anno, dicembre, perderà 10 miliardi di dollari. Questo purtroppo è a detta di molti, soprattutto ex dipendenti piuttosto che dirigenti, una pecca che Amazon ha e quindi ha dovuto licenziare parecchie persone per questo motivo e tanti altri. Però diciamo che parecchi imputano al nostro assistente vocale la maggior parte delle colpe. Ma è davvero così? Nel 2014 è stato introdotto il nostro assistente vocale. Vendite veramente eccezionali. Ormai nelle case ha preso piede il nostro assistente vocale, ha scalzato la maggior parte dei concorrenti tipo Google, Apple ha provato a lanciarne anche lui uno, ma la gente lo acquista solo per ascoltare la musica e poco altro. Ma quello che veramente ha fatto una strage di vendite è stato il nostro assistente vocale. Però purtroppo Amazon si aspettava non solo che questo prodotto venisse utilizzato per accendere e spegnere le luci, come dicevamo a inizio video, quindi per delle funzioni abbastanza basilari, ma che venisse utilizzato anche per, ad esempio, fare degli acquisti sul loro sito, cosa che sinceramente non ho fatto neanche io, però vorrei provarci e magari fare un video dedicato. Si può fare sia vocalmente con gli Echo Dot, sia visivamente con gli Echo Show. Però questa cosa non ha preso piede nel mondo e quindi Amazon si è trovata a puntare su un prodotto sul quale poi pensava venissero ampliate queste funzioni, ma che purtroppo così non è stato. Ad esempio ha fatto anche un accordo con Uber in modo tale che ci fosse anche una skill progettata bene con la quale si potesse prenotare il proprio Uber in tempo reale e avere un servizio immediato, e Amazon avrebbe potuto trarre dei profitti anche da questo, però purtroppo non è stato così. Parecchie persone hanno parlato poi di un rallentamento, se non una frenata brusca per quanto riguarda le vendite o comunque gli sviluppi del nostro assistente vocale. Secondo me così non è e così non sarà, e anzi ci saranno delle evoluzioni a parer mio, perché è un prodotto che comunque in previsione futura avrà degli sviluppi veramente importanti. Attualmente diciamo che siamo ancora in una grande fase beta dove secondo me è andata bene. Dobbiamo solamente noi utenti imparare a sfruttare tutte le potenzialità che ci offre il nostro assistente vocale. La curiosità quando ho letto queste informazioni era quella di testare l'acquisto su Echo Show perlomeno, in modo tale da poter vedere che cosa succedeva quando io gli dicevo ad esempio acquista una determinata cosa. Io ho provato una volta con l'Echo Dot e diciamo che era veramente prolissa la cosa, raccontava tutte le caratteristiche tecniche. Secondo voi che cosa potrà accadere per il nostro assistente vocale? Vi ripeto, io sono fiducioso nel fatto che poi anche con l'avvento di Matter, che a breve dovrebbe esserci anche l'aggiornamento su tutti i dispositivi Echo, sicuramente avrà un futuro molto più roseo. Bene ragazzi, fatemi sapere qui sotto secondo voi come andrà a finire il nostro dispositivo vocale. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!